Ciao ragazzi, un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una cosa che veramente non sopporto più, ragazzi. Io poi non sono un fautore di Allegri, ma questa cosa, questa campagna contro Allegri su ogni video che vedo, ogni YouTuber, ragazzi, veramente mi sta stressando, ragazzi. Però prima di partire vorrei ringraziare tutti quelli che mi stanno seguendo, ragazzi. Continuate a sostenermi con i vostri like, con i vostri commenti, con le condizioni al video, l'iscrizione al video, sia vostri che i vostri amici. E qui sotto trovate lo sticker super grazie per le donazioni al canale. Siete che porta sempre nuovi contenuti. Allora, ragazzi, come avete visto nella copertina, vi meritate questi allenatori. Sono Maifredi, Ferrara, Zaccheroni e Del Neri, ragazzi. Allora, io ripeto, io non sono un fautore di Allegri. Se Allegri andasse via a fine stagione e venisse un allenatore competente, io sarei molto felice, ragazzi. Però si sta facendo una campagna contro Allegri che veramente mi sembra nauseante, che prima molti youtuber juventini davano contro a quei due youtuber, io non farei mai, non faccio mai il nome di quei due, facendo sempre Allegri out, e gli davano contro, e dicono quello lì non è uno juventino, ma adesso voi state facendo il loro stesso gioco. Sappiamo che con Allegri non avremo mai un bel gioco. Ok, non abbiamo, io non mi ricordo neanche un bel gioco con Conte, però forse Conte era diverso e metteva grinta ai giocatori, aveva anche un modulo di gioco, e Allegri, questa cosa qui non ce l'ha molto, molte volte, però dare colpa ad Allegri per certe giocate di certi giocatori, e anche qui mi sembra una cosa veramente stancante, perché se un giocatore, io ripeto, non penso che un Tevez, un Higuain, un Khedira o altri giocatori che c'erano a Juventus nel primo ciclo di Conte, un Pogba, non penso che se Allegri gli diceva una cosa che per loro era sbagliata, non l'avrebbero fatta, e infatti facevano molti gol, molte belle giocate. Se noi abbiamo giocatori del calibro di Locatelli, di Miretti, di Kostic, ok? Di un Moise Kean, che non sono giocatori da Juventus, per esempio, io, e tutti si incazzano giustamente perché Locatelli fa soltanto passaggi in orizzontale e non fa mai un cross, perché non ha le capacità di fare quelle giocate, ok? Quindi non è soltanto colpa di Allegri, ma è colpa anche dei giocatori. Io vado a leggere qua. Allora, Maifredi, ok, che chiuse la classifica a un settimo posto. Ok, Maifredi voluto da Gianni Agnelli e Boniperti, è proprio la Juventus con il presidente Montezemolo. L'inizio è stato subito disastroso, che ha perso 5-1 contro il Napoli, una Supercoppa italiana. E poi, ragazzi, nel girone di ritorno calò sensibilmente e arrivò al settimo posto. Ok, quindi io quando ricordo Allegri si è sempre qualificato nelle coppe, anche l'anno scorso si è qualificato terzo, ma poi sapete tutti quanti per quella farsa di processo come andò a finire, ok? Poi qua, se riesco a trovare, se mi si apre la pagina, eccolo qua, anche Ferrara Zaccheroni, duo veramente disastroso, con giocatori, avevamo Felipe Melo, avevamo Diego, Cannavaro, Grosso, poi Quagliarella, Del Piero, Buffon, noi che avevamo giocatori di ultimo livello. Iniziò con due vittorie Ferrara, e poi rimase primo nelle 4 giornate, e poi andò calando sensibilmente, prestazioni disastrose, anzi anche in Coppa Campioni, e dopo l'eliminazione in Coppa Italia a favore dell'Inter, arrivò un crollo psicologico e fu mandato via Ferrara e venne Zaccheroni. Zaccheroni fece una vittoria dopo 5 sconfitte, e alla fine, ragazzi, ci ritrovammo sempre settimo posto, ragazzi. Veramente una cosa disastrosa. E anche lì niente coppe, niente coppe. Per ultimo Del Neri, ok? Dove aveva la squadra, aveva Buffon, aveva Del Piero, Diego, Puzza, Bonucci, Pepe, Quagliarella, Krasic, Aquilani, Barzagli, niente
Niente, ragazzi, fece anche lì una cosa disastrosa. Arrivavamo anche lì settimi in classifica. Quindi io dico, ok, che dà fastidio che la Juventus ha perso contro l'Inter, quella partita bruttissima, ha pareggiato con l'Empoli la partita prima e ha fatto un punto in due partite. Quello capisco, ragazzi, ma fare una campagna ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, solo esclusivamente contro Allegri. Allegri va via, e Allegri ha preso l'accordo con gli Arabi. Alla fine verrà contro la Juventus, verrà Thiago Motta. Ragazzi, se uno è tifoso juventino, comunque vuole bene la sua squadra, deve far di tutto comunque per portargli, dargli supporto, non buttargli soltanto merda addosso. Buttate merda addosso e basta. Fate dei video soltanto per prendere like e per dare contro Allegri, perché sapete che Allegri Out vi porta visualizzazioni, vi porta iscritti, e fate così. Fate lo stesso gioco che facevano prima gli altri due YouTuber, ripeto, il Beneventano e quell'altro Juventino, pseudo Juventino. Quindi io, ma questa campagna è sempre contro Allegri. Basta, ragazzi. Tanto non è che se voi fate una campagna contro Allegri. Noi abbiamo informazioni, sicuramente al 90% Allegri va via. Ora, ok, con voi non date conferme, giustamente, perché se non, finché non ci sono le firme sui contratti, giustamente non si può dare conferma. Ma fare sempre questa campagna contro Allegri. Non è che se voi fate questa campagna, la società vi guarda, vi dice: sì, oh, sai, loro hanno detto così, facciamo, dai, mandiamo via Allegri perché. No, ragazzi, mai basta. Questa campagna, io non posso aprire YouTube, una volta che vedo YouTube. Video contro Allegri, Allegri via di qua, Allegri di là, Allegri è arrivato alla Juventus, i giocatori vogliono andare via perché c'è Allegri. Io non lo so, ragazzi, veramente una cosa veramente che a me dà fastidio da Juventino. Non lo so, ragazzi. Sono sbagliato io, non lo so, io qui sotto nei commenti insultatemi pure, datemi che non capisco niente di calcio, ditemi perché tu sei Allegri. Io non sono né allegriano né antiallegriano. Io sono tifoso della Juventus. Chiunque sieda sulla panchina della Juventus, chiunque sia in campo, io tifo per loro, tifo per la Juventus. Se mi fanno andare bene la Juventus sono contento, se non mi fanno andare bene la Juventus non sono contento, ma finché sono alla Juventus devo fare il tifo affinché mi portino alla Juventus sempre a vincere. Se voi fate questi video qua, mi sembra che siete contenti se la Juventus perde le partite. Non lo so, ragazzi, forse sono sbagliato io, non lo so. A me questa campagna contro certi questi video, campagna contro Allegri in un'unica direzione, soltanto quello fate di video, soltanto quel video fate. E viene Marotta, si porta questo giocatore qui, si porta quindi, si porta Marotta, si porta Conte, è fatta. Poi no, un Allegri va via, non so chi verrà. Però voi video solo contro Allegri. Io non lo so se c'è qualche YouTuber che era a mio favore, ora sono contro, a me non interessa. Perché io mi sono stufato di vedere video, ogni volta che apro YouTube vedo video contro Allegri e basta. Allegri ha fatto Cagnara, Allegri via di qua, sì, io ho delle fonti che Allegri ha fatto Cagnara con Vlahovic in spogliatoio, e poi io ho chiesto: ma come fai tu a sapere queste cose qui? Io ho i miei amici, ho i miei amici giornalisti, non posso fare i nomi. Vabbè, non lo so, sei uno YouTuber che io seguo saltuariamente, ma se fai una domanda, dici: io ho amici juventini, ho amici giornalisti che non posso fare i nomi, e mi hanno detto che Juventus ha fatto Cagnara Vlahovic con Allegri. Io non lo so, ragazzi, però vedere questi video contro Allegri a me ha stufato. Ma non perché io sono a favore di Allegri, ripeto, io non sono né allegriano né antiallegriano, però vedere video in un'unica direzione, soltanto solo contro Allegri, a me mi dà fastidio, ragazzi. Comunque, ognuno è libero di fare quello che vuole, ok? Questo era un mio sfogo da fare perché mi sono stufato di vedere certe cose. E poi dicono che la tifoseria juventina è spaccata. Se fate in questo modo, uno va là, uno va là, uno va là. Se voi va bene così, se siete contenti così, continuate a farlo, perché io non sono nessuno a dirvi di cambiare video. Però era il mio sfogo di dirvi che mi sono stufato di vedere una campagna solo contro Allegri. Ragazzi, comunque, che finisce
fino alla fine. Forza Juventus, mettete like, commentate, condividete, insultatemi anche, non ho nessun problema. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.